Ricordo che in Lombardia esistono ancora più di 800 edifici scolastici, scuole censite che hanno al loro interno amianto. E quindi nella discussione in commissione abbiamo approfondito un po' questo aspetto. Da questo approfondimento era scaturito poi un ordine del giorno che avevo presentato al bilancio di assestamento a luglio 2016, in cui chiedevo che sbloccare questo fondo di rotazione, questi 14 milioni di euro che sono a finanziamento, che si trovano su questo fondo di rotazione, si considerasse come prioritari gli interventi che avessero come obiettivo quello di smaltire l'amianto da questi 800 edifici in cui è ancora presente. E quindi io intervengo adesso in discussione generale per farla breve, però ho presentato a questa PDA sia un emendamento che un ordine del giorno che chiede proprio questo, cioè chiede di stabilire questa priorità nell'utilizzo di questo fondo di rotazione, che è un fondo, come detto, di 14 milioni di euro con diciamo, le restituzioni avvenute nel corso di questi anni dai prestiti fatti durante la scorsa programmazione, di stabilire quindi questa priorità e che questo fondo venga utilizzato prioritariamente per questo. Questo anche per formalizzare un impegno che già la Giunta si era assunta durante la discussione, ripeto, dell'assestamento di bilancio, in cui con un ordine del giorno che poi è diventato una deliberazione dell'intero Consiglio regionale, perché era stato votato da tutto il Consiglio regionale, si era stabilito di considerare questa priorità per la riattivazione di questo fondo. Vedo che c'è anche l'assessore presente, quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto. Quindi do per presentato in questo modo sia l'ordine del giorno che l'emendamento.